speriamo. Perché a parte gli scherzi, questo libro credo che sia, come del resto anche il precedente, intanto ben scritto, lo dice un professore, quindi ci puoi credere. Quando è ben scritto un libro è un valore aggiunto ai contenuti, naturalmente. E poi vorrei ricordare che questo tipo di libri non sono settoriali, non sono, come dire, il target, sì, certamente non è il prete, come dire, il target, però non è detto che sia solamente l'ateo o l'agnostico. Il target di un libro come quello di Raffaele Tartaro è per le persone interessate, per le persone curiose, per le persone che vogliono riflettere anche sulle proprie scelte. Per cui diamo un'alternativa, semplicemente questa, penso di interpretare il tuo pensiero, un'alternativa su cui possiamo riflettere. Non diamo nessuna indicazione pedagogica, come dire. Non abbiamo la prosopopea di dire è meglio questa tesi che non l'altra, o è prevalente. Noi abbiamo solo questo piccolo fatto da dire. Chi lo raccoglie bene, chi non lo raccoglie alla prossima volta. Allora procediamo con gli interventi perché sono le scivolato. Grazie dell'attenzione che ha la gente nel capire quanto incida nella vita di tutti, cioè la quotidiana, la presenza oppressiva del Vaticano, che magari del Vaticano, perché tutto vale la pena credere che non cambia la vita, cioè il fatto di essere non credente, di essere credente, alla fine è solo una scelta personale che poi non va a incidere sull'andamento normale. Invece, ecco che bisogna fare proprio bene su questa situazione, per far capire, guarda che c'è moltissimo. Dal baratesimo fino alla morte, fino alle seghe, qualsiasi ti segue tutto, ma è talmente permeata la vita normale che uno non nota, perché è normale, e la normalità è non fare queste cose. E poi è piaciuto la secolarizzazione, la secolarizzazione su tutte le ideologie, non soltanto quella religiosa, no? Poi su tutte le principe, la secolarizzazione. Ecco che ho aperto la sua chiesa anche sulle altre forme di ideologia. E allora trovare gli strumenti, ben venga il libro, perché è proprio giustamente ha rilevato il nostro presidente, che mantenendo osservatore dei libri, far sì che questo messaggio sia più diffuso. Non so se c'è anche un eco, se ci sia un eco. Per quanto riguarda, non so se riesco a signor Mario, un mezzo di comunicazione, infatti dopo parleremo al segretario o altri suoi piani la presentazione. Come fare per cercare di trovare delle soluzioni? Infatti noi cerchiamo da questo punto di vista di riuscire a far passare la nostra voce attraverso il maggior numero di canali possibili, tenendo presente ovviamente la difficoltà di riuscire ad arrivare in televisione o alla radio nazionale, perché c'è un'oggettiva, diciamo così, come si potrebbe dire, un'illusione. Quando ci sono delle tematiche che riguardano l'ateismo in generale, quando il Papa ha deciso di fare il cortile dei gentili, e quindi di mandare questo messaggio agli altri, del tipo discutiamo insieme, tenendo presente che la Gerusalemme il cortile gentile è quello che stava fuori il tempio, cioè era praticamente un parcheggio per quelli che non erano messi al tempio, cioè era proprio la raffigurazione pratica della discriminazione. Però a Razzi mi è piaciuto riprendere queste immagini. Lancio questa proposta che è discutibile, tra l'altro. Lui ha detto che voleva parlare con gli atei aperti alla teologia in quanto scienza. E quindi non so già quanti potrebbe trovare. Però poi quanti mezzi di informazione, già riprendono criticamente quello che ha detto
spazio, di più, se proprio quelli che si sono spinti a dire diamo a un altro che possa commentare questa proposta di Ratzinger, far parlare i cacciari. Cioè, c'è proprio un'obiettiva difficoltà che è la stessa, è da dire, insomma, di quella difficoltà che trovavano i dissidenti durante il periodo dell'Unione Sovietica. Ma io cito il manifesto degli intellettuali antifascisti, perché ci si trova a lavorare in situazioni di questo tipo, cioè quasi da carbonari, appunto, per fare riferimento a un altro periodo storico ancora. La fortuna è che oggi c'è anche un mezzo come internet, che una volta non c'erano, lì le censure sono più complicate da effettuare, prova ne sia il fatto che poi siamo al nostro sito, essendo aperti ai commenti, al dibattito, con qualunque navigatore, poi un terminale di licenziamento di tantissimi cattolici che vengono lì a contestare, diciamo, proprio perché su internet siamo abbastanza, tra virgolette, famosi. Il nostro gruppo Facebook ha 22.000 sostenitori, che sono una cifra estremamente significativa. È chiaro che appunto il libro serve per cercare di far capire a invece un altro target, se vogliamo, quindi appunto come diceva Giorgio, quello delle persone curiose, quelle che poi la società civile, facciamo usiamo questa espressione un po' usata per rendere l'idea, che c'è un problema di questo tipo. In Italia se anche non se ne parla non vuol dire che non esiste, anzi, come tante altre cose di cui non si parla in Italia, il problema esiste. Infatti non lo vivono come un problema. Le persone non sentono, giustamente ci siamo tutti, abbiamo sentiamo questa esigenza, un gruppo di 22.000 a Facebook, sono in campagna, chissà quante sarà 1.000, forse saranno 1.000, 22.000 a livello nazionale, saranno 1.000, ci sono io. Però poi vediamo che diventa difficile coesione. È dispersivo, allora è un'esigenza che ci hanno tutti, che però non diventa la paura o un problema, rimane allo stato di discussione così amicale, non ha sempre un'esigenza di fare qualcosa affinché questo problema non sia più un problema, perché non è, cioè se io sento un dolore, ma lo vivo come una situazione patologica, continuo a questo dolore, se comincio e cerco di capire quali sono le cause, che soprattutto quali possono essere i medi per trovare le soluzioni. Cioè, invece non lo vivo, credo proprio che la stessa cosa. Come giustamente abbiamo detto, ci possa essere il tempo, ma come anche di tempo, sì. E invece deve capire che incide anche sul proprio sulla formazione, sulla vita personale, perché non lo vivo come un problema. Esatto, cioè, faccio un esempio molto banale, estremamente banale. Giorni fa in un piccolo paese della provincia di Milano, da un piccolo paese della provincia di Milano abbiamo avuto la richiesta come UBA di un celebrante di un funerale. Siamo riusciti ad assicurare, il problema poi di fare i celebranti in questi casi è quello degli orari, perché non è così facile, eccetera, siamo riusciti ad assicurarlo e c'è stata questa. Abbiamo ricevuto poi degli esempi, la risposta, abbiamo ricevuto un messaggio da parte della famiglia che non si può dire entusiasta di un funerale, perché non si può ovviamente dire, però è rimasta impressionata del fatto che si potesse appunto ricordare una persona in una maniera così bella e così laica. E anche le altre persone di quel paese, un paese di 10.000 abitanti, insomma, dove si conoscono un po' tutti, sono rimaste abbastanza impressionate, favorevolmente impressionate dalla possibilità che c'è una cooperativa. Ecco, quando parlo di piccoli gesti intendo proprio questo, perché al momento c'è questa idea che tutti in Italia siamo comunque cattolici, tutti comunque battezzati, perché comunque la Roma c'è un Vaticano, eccetera, eccetera, e invece basta poco, basta manifestare fisicamente l'alternativa
che poi si scopre che effettivamente ci sono tantissime persone che pensano in quel modo. Perché una volta sono andato in una scuola, già solo in una scuola in cui c'erano 5 non avvalenti del loro religione su 500. Il prete, perché ovviamente non mi fanno parlare da solo, cioè c'era il prete, inevitabilmente, l'insegnante di religione, che ha iniziato dicendo: qua la vedo male per lei, perché lei è veramente in ignoranza. E invece bastava che ci fosse fisicamente, si potrebbe dire, la presenza di un non credente, che tantissimi studenti